Ho comprato la spunta blu di Instagram a soli 17,99 euro. Finalmente sono anch'io un influencer. Mi chiamo Roberto Ricotta e sono un ex videomaker e autore televisivo che si è reinventato su YouTube durante la pandemia. Oggi vivo in Australia dove sono alla ricerca di me stesso e lo racconto con tutti i miei disagi qui su questo canale. E diciamo che Instagram l'ho sempre un pochettino trascurato, è sempre stato il mio secondo pensiero. Quando per la prima volta mi sono buttato sui social, diciamo che eravamo in un'era un po' strana perché TikTok era appena esploso, però ancora era visto come una cosa, ah no, solo i ragazzini lo fanno, tipo solo balletti, cose. Poi piano piano questa cosa però si è evoluta e diciamo che non ci ho mai messo troppa testa nello short content perché vedevo tutti i miei sforzi, tutto il mio cercare di fare dei video in maniera sensata, con una storia, una narrazione, eccetera, come uno spreco il buttarli poi su un social come TikTok, dove la gente ha un'attenzione tipo di 10 secondi. Poi però è successo l'inevitabile. Anche piattaforme come Instagram e YouTube hanno incluso la possibilità di copiare lo stile di TikTok e postare dei video super brevi, e lì ho capito che dovevo per forza reinventarmi. Essendo che faccio tutto da solo, che non ho tantissimo tempo e il mio focus voglio che rimanga sempre YouTube, mi invento una strategia che consisteva nel creare dei trailer, delle sorte di trailer dei miei video YouTube un po' più lunghi. La prima volta che ho postato un reel su Instagram, boom, esploso. La cosa interessante è che poi nel giro di poco meno di un anno ho totalizzato una roba tipo più di 20 milioni di visualizzazioni su contenuti short, che non sono stati numeri fini a se stessi, ma che si sono convertiti in centinaia di migliaia di visualizzazioni e di nuovi iscritti poi sul mio canale YouTube. Ovviamente con i primi successi, con i primi numeri che si alzano, arrivano però pure i primi problemi, perché mi rendo conto che nascono così dal nulla come i funghi un sacco di profili che si spacciano per me utilizzando la mia immagine nel profilo, un nome molto simile al mio, magari con una T in meno, e cercano di fottere tutti i miei followers. Che cosa c'entra questo col verificato di Instagram? C'entra che purtroppo Instagram non poteva fare nulla perché il mio profilo appunto non era verificato. Dunque, se un profilo non è verificato, Instagram non ha la certezza che tu sia quella persona. Per un paio di anni ho cercato di richiedere questo verificato, non tanto per il simbolo come status quo, come qualcosa di importante di cui vantarsi, che per carità magari può essere anche così, ma tanto per una questione di sicurezza nei confronti del mio profilo, ma anche nei confronti degli altri, della gente che mi segue e mi dà fiducia. Come si richiede questa spunta blu, questo verificato? In realtà il processo è molto semplice. Instagram ha una procedura dove devi inserire i tuoi dati, devi inserire il tuo documento di identità e inserire anche dei link esterni, qualche forma di media che parli di te però al di fuori di Instagram. Io qualche articolo ce l'avevo già, in realtà ne avevo tanti, ma che non erano famosi probabilmente abbastanza per accettarmi. Per 2 anni di fila ho fatto richiesta una volta al mese, Instagram me l'ha sempre rifiutata. Con il tempo diciamo che ho fatto un po' pace con sta roba qua, perché non è che potessi farci nulla, vivendo sempre con la costante preoccupazione di perdere tutto, magari un hacker che ti entra dentro il profilo e tu non poter fare nulla per dimostrare che sei tu. Tutto questo però fino ad una mattina di inizio febbraio, dove io mi sveglio e trovo su Instagram una notifica. Una notifica di Meta che mi invita a iscrivermi alla waiting list di Meta Verified. Adesso probabilmente molti di voi già ne avranno sentito parlare, perché quando è uscita sta roba ha fatto la notizia di tutto il mondo. Meta Verified è un nuovo servizio di abbonamento che Meta offre a tutti gli utenti di Instagram e Facebook. Un abbonamento stile Spotify, Netflix, Prime Video, dove tu paghi una fee mensile, in questo caso di 17,99 euro, e hai diversi benefici, tra i quali la spunta blu, un aumento del reach dei tuoi post di Instagram, dei tuoi video, quindi potenzialmente puoi fare più views con i tuoi post, più views e più followers, e poi un'assistenza diretta collegata all'assistenza di Facebook, cioè tu puoi chattare con un essere umano che lavora in Facebook se hai problemi di qualsiasi tipo legati al tuo account. Questo non è un servizio disponibile in Italia. Io ho avuto il culo di avercelo perché mi trovo in Australia, e l'Australia è uno dei 3 paesi al mondo nel quale per ora Meta sta facendo dei test. Arrivato il 27 marzo inizio questa procedura di iscrizione, dove sostanzialmente devo effettuare il pagamento che mi viene rimborsato se la spunta blu non mi viene data, oltre che aver dopo inserito il mio nome e la mia immagine nel profilo, che ho dovuto cambiare perché la tua immagine e il tuo username di Instagram devono rispecchiare alla lettera quello che c'è scritto sul tuo documento di
d'identità che tu carichi appunto per fare questa subscription. Questo per me era un problema perché avevo un'immagine che era una sorta di fotomontaggio ormai anche vecchia tra l'altro. Dunque ho dovuto rifare una foto, anche perché qua in Australia mi sono cresciuti tanti capelli, ci ho perso un po' di tempo perché sai, l'immagine del profilo è importante. Tra l'altro non la puoi cambiare, se tu la cambi ti levano il verificato e ti devono riaccettare, insomma un casino. Stessa cosa per il nome utente. Insomma, carico l'immagine, carico il mio documento, la mia bellissima patente australiana e inoltre la richiesta. È assurdo ma vero, dopo nemmeno 2 ore, forse, non mi ricordo, forse 1 ora e mezza addirittura, mi hanno accettato subito la richiesta. Io avevo subito quella spunta blu. Ne vale la pena? È passata all'incirca una settimana da quando ho la spunta blu e devo dire, effettivamente analizzando proprio i dati, che confermo questo aumento di reach che Instagram promette agli iscritti di Meta Verified proprio a partire dal 27 marzo, con un video che mi ha sfiorato le 200.000 visualizzazioni. Oltre che quello, la spunta blu, oltre che una serie di messaggi nei DM, ho avuto un avvenimento assurdo. Jerry Scotti mi ha commentato uno dei miei ultimi video. E perché lo sto menzionando? Perché secondo me il motivo per il quale ha notato un video dove l'ho taggato, la mia teoria è che siccome io non ho tantissimi followers, ha dato molto all'occhio il fatto che io avessi la spunta blu. Però questo secondo me non è il motivo per il quale fare Meta Verified, non è il motivo per il quale l'ho fatto io, anche perché sono dell'idea che una volta che arriverà in Italia e si espanderà in tutto il mondo, moltissima gente lo farà e quindi perderà quasi di valore questa roba della spunta blu. Comunque, sapere che ho un'assistenza diretta e notare appunto questo incremento della reach, secondo me è una roba che ne vale la pena assolutamente se sei una persona che lavora sui social. Non devi essere per forza un content creator full time, può essere anche un fisioterapista che fa ogni tanto dei reels su Instagram e vuole avere autorevolezza rispetto a dei potenziali clienti. Parlo di un fisioterapista come potrebbe essere qualsiasi altra professione. Secondo me, se un minimo ci lavori su Instagram, è una cosa che può tornare utile. Non so che futuro avrà, perché le cose stanno cambiando qui in Australia, pure ci sono stati diversi rumors che magari lo potrebbero levare, però per il momento lo provo. Io vi aggiornerò e anzi vi invito a seguirmi su Instagram, perché è il modo più facile per rimanere connessi con quello che faccio giorno dopo giorno. Nelle prossime settimane purtroppo non sarò tantissimo attivo qui su YouTube, perché io e Donna Carmela, che è qui dietro, sta studiando psicologia, ci trasferiremo dall'altra parte dell'Australia e sarà un trasloco fatto in macchina. Non so nemmeno se la macchina, essendo molto vecchia, ci arriverà a questa destinazione. Insomma, non avrò fisicamente il tempo di montare video, però su Instagram sarò molto attivo. Dunque, se non volete perdervi nulla, seguitemi anche lì. Ho la spunta blu adesso, dunque potete fidarvi. Ho tanti video già girati in cassetto, tanti video in testa da girare in questa nuova location e tanti nuovi progetti. Dunque, grazie sempre per seguirmi e fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questa spunta blu, se la fareste mai, se ha senso secondo voi pagare Instagram per avere un badge. Ciao!